È stato lo zoo uno delle mete preferite per il Ferragosto. Già dalla prima mattina una lunga coda alla biglietteria di grandi e piccini. Il giardino zoologico è sempre una meta molto ambita dai visitatori. È stata anche una stagione abbastanza buona, anche se appunto ci sono state delle giornate calde, però siamo contenti di quello che siamo riusciti a raggiungere. Abbiamo proprio fatto tutto un progetto per fare molte attività gratuite per il pubblico, quindi anche oggi il pubblico può venire qua e trovare talk gratuiti fatti dai nostri educatori per appunto conoscere avere più informazioni e quindi sapere come lavora il giardino zoologico, come curiosità sugli animali. Ferragosto diverso stamani, abbiamo preso che è un pochino più fresco. Sì, un Ferragosto diverso dal solito. Sì, una gita fuori porta con degli amici, sono arrivati ora, stavamo aspettando. E tutti insieme si passa una giornata qui allo zoo, ai fresco. Per divertirsi, per far passare una giornata diversa al bambino. Siamo i bambini, sì, una scelta di comodo rispetto al mare. Per mimetizzarsi insieme al leopardo. È stato il bambino allo zoo. Gli piacciono gli animali, poi il parco giochi. Penso che sia una giornata diversa dall'altra. Paura del leone che t'ha ruggito? Assolutamente no. Stava bellissimo. Semmai la paura dei cristiani, no? Degli animali. Da noi piace tanti questi animali. Anche tutti i bambini nostri piacciono tanti. Diverso, ma bello e divertente, vero Stefano? Sei mai stato allo zoo? Sì, sono stato. Qual è l'animale che ti piace di più? La tigre. Le scimmie e i procioni. I leoni. E poi? E le tigri. E le capre. L'elefante. A me l'elefante, che è altissimo. La giraffa, il leone e la tigre. Lupa. E poi? Elefante. La capra. Tutti. Mi piacciono i leoni. Il panda. A me mi piacciono i coccodrilli, anche i serpenti e anche l'elefante.